Innanzitutto grazie per le espressioni del senatore, dell'amico presidente, e mi sembra di essere la ciliegina sulla torta in questo festeggiamento, e lo faccio con grande piacere e ovviamente affetto e sempre profonda stima per il carissimo Franco. Ci può dire qualcosa su questa incidenza dei tumori nel Cilento? Ma io penso che sia importante quello che è già stato fatto dai colleghi dell'ospedale di Vallo della Lucania, che abbiamo fatto già un primo incontro che è stato foriero, diciamo, di tante conoscenze, e un anno e mezzo fa direttamente a Vallo, e si è stabilito che purtroppo, indipendentemente da quello che si può pensare ai riconosciuti rischi di cancro, in cui non dimentichiamoci che l'alimentazione gioca per il 35%, però ci sono anche altri fattori conosciutissimi come il fumo delle sigarette, il 30%, però poi ci sono altri fattori che sicuramente diventano importanti qualora, diciamo, si vive nel Cilento, che è famoso in tutto il mondo soprattutto per le prospettive di vita, e soprattutto c'è una distribuzione un po' strana, diciamo, si dice a macchia di leopardo, e quindi poco giustificabile, e ci sono più casi in alcuni centri rispetto per esempio a Battibaglia, rispetto a cittadine più industrializzate ovviamente. Quindi ci sono degli effetti che ci fanno pensare, gli aspetti per esempio elettromagnetici, che non sono mai abbastanza riconosciuti e studiati, e che secondo me possono giocare un notevole ruolo in questa situazione. Quindi dobbiamo anche sicuramente fare prevenzione. La prevenzione vuol dire rimuovere le cause di rischio. Quindi queste cose vanno certamente stabilite, e siccome la prevenzione è quella che costa di meno, soprattutto quella che rende di più, bisogna poi applicarla.